Ciao a tutti, oggi prenderò la broncopolmonite per voi, perché come vedete ho questa misera magliettina che è anche abbastanza trasparentina, leopardata di Stradivarius, questa è una vecchia collezione, con la manichina a tre quarti, perché tutte quante le YouTubers o hanno la stufa sotto le gambe, perché io non so come fanno loro, ma io ho freddo, ok? Io soffro il freddo. E infatti sono sempre il maglione, cose pesanti. Oggi voglio fare la fica e mi sono messa questo per farvi i video dei cestinati. Ok? Purtroppo un po' che sono prodotti che butto via perché non so come riutilizzarli, mentre altri mi sono andati a male. Iniziamo subito con quelli andati a male. Allora, questo mi dispiace perché me ne ero dimenticata. Ho iniziato a usare quello, il fondotutto. Il fondotinta della Pupa, quello leggero per l'estate, perché io comunque avendo una pelle grassa, mettere cose troppo pesanti mi dà fastidio. E a questo della Maybelline, l'Instant Anti-Age numero 30, vediamo un po' se si vede. Sì, 30 sabbia, sand. Allora, che cosa è successo? Io non credo che il prodotto mi sia andato a male, però la spugnetta. Quando io passo il prodotto sul viso, mi rimangono tutti questi pezzettini. Scusatemi, guardo. Mi rimangono tutti questi pezzettini in faccia. Io quando ho visto questa cosa, che cosa ho fatto? Mi sono subito sciacquata la faccia perché sinceramente non credo che sia normale, visto che ho anche il correttore, sempre della stessa marca, sempre fatto in questa maniera che io adoro. Non lo so, sinceramente non so neanche come fare per aprire e prendere il prodotto sotto, ma io a questo punto butto tutto e festa finita, perché insomma andare a rischiare che poi mi fa allergia. Io non ho una pelle sensibile, però insomma, visto ho avuto brutte esperienze con cose che mi ero dimenticata, preferisco evitare. E questa mi è dispiaciuta perché comunque l'ho anche pagata abbastanza. Infatti da questo, altri prodotti io non li ho aperti, ce ne ho tanti di prodotti aperti, però non mi posso mettere a testare tanti fondotinta perché io non è che uso molto il fondotinta. Quindi questo va a finire nel secchio. Poi, altra cosa che devo buttare perché ho provato ieri sera perché mi è venuta tutta un'irritazione qui nel dito e mi ha iniziato a bruciare da morire, è questo della Planters crema mani riparatrice all'aloe vera, scusatemi. Allora, questa, a parte ve l'ho detto, mi irrita, però ti rimane, come fa a spiegare, è come se vi rimane tutto come un guanto che se la usate la sera prima di andare a letto, tanto tanto, poi dopo la mattina, tanto per lavarvi il viso, ve la risciacquate. Ma se la mettete durante il giorno, è molto molto fastidiosa. A me non è piaciuta, infatti l'ho usata poco e niente, e finisce al secchio, perché come ho detto, mi ha fatto irritazione, invece di alleviarmi il bruciore, perché essendo aloe vera, mi bruciava ancora più, sono andata subito a lavarmi le mani, e questo finisce al secchio. Poi altro che funziona, non è che non funziona, però visto che si sta parlando della zona occhi e tanto che ce l'ho aperto, preferisco buttarlo via. Questa è più una prevenzione mia che non perché è andata male. Questo qua, lo struccante occhi della Nivea, delicato. Questo è tanto che ce l'ho, infatti dice che 12 mesi, sarà anche molto di più di 12 mesi. Comunque questo qui non mi ricordo assolutamente il prezzo. Mi piaceva perché comunque quando mi truccavo gli occhi pesantemente, con questo qui veramente ti toglie tutto, tutto. Mi è piaciuto, però mi è arrivato a sto punto e ci sarà rimasto, penso così, non ci è rimasto tanto. Preferisco buttarlo, sempre che soprattutto quando riguarda gli occhi, preferisco buttarle via. Adesso arriviamo a quelli che mi fanno schifo e non so come fare a utilizzarli. Allora, iniziamo da questa che l'ho anche pagata. L'Oreal Elvive Renutrition Lisir Notte. Senza risciacquo non appesantisce. Allora, manco
Assolutamente, non manco, assolutamente, non parliamo romano perché sennò è un macello. Allora, questa è per la notte, cioè te praticamente te la metti nei capelli, nella parte finale, non la cute. Allora, a parte il fatto che unge e a me non piace, ti infradicia i capelli, quindi poi dopo saresti costretta a riasciugarti perché non puoi andare a letto con i capelli bagnati. Ho provato a metterla anche d'estate perché sai, d'estate fa caldo, però il cuscino diventava schifoso. Io sinceramente, il profumo non è neanche male perché è alla pappa reale, come vedete. Perché tutti quanti con questa pappa reale che nutre, che nutre. Io ho provato anche lo shampoo, a me lo shampoo mi appesantisce i capelli. Infatti l'ho fatto il fine al mio marito, che comunque il mio marito non ha i capelli grassi, quindi lui tranquillamente se li è lavati e via. E a me non piace perché la pappa reale che nutre, ma mi ingrassano i capelli. Cioè la mattina tu vedessi come c'avevo la parte in fondo, cioè così vedete come so. Cioè, a parte il colore che fa schifo e tutto quanto, però comunque sia, sono abbastanza morbidi. Quando mettevi questo, ti faceva tutto un appiccicume. E a me questo lo boccio, ma proprio non so come riutilizzarlo. Cioè, se io lo devo mettere la sera per poi lavarmi i capelli la mattina, che senso ha? Cioè, che si addite senza risciacquo. Quindi questo qui al secchio. Altra cosa che io continuo imperterrita a buttarci via soldi sono le schiume. Queste è Hydra Ricci. Vedete, io non ho i capelli ricci, ma non ce l'ho neanche come spaghetti, anzi ho capelli stronzi, manco poco. Allora, io sarà il 50esimo schiuma che compro. Tutte quante le mie amiche, ah, guarda, questo funziona, e io compra, compra, loro ci si trovano bene, ma io capisco, loro non hanno capelli come me, che sono stronzi, che si intrigano, capito? Che so questa sottospecie di ammasso di steppa, ultima ora fanno schifo, hanno anche tagliati, comunque, e Ravviva Ricci. Allora, non ravviva niente, te ne serve una quantità industriale, te li appiccica, è qualcosa di mostruoso, proprio fa schifo. Io le schiume o non so capace io. Mettiamoci anche che io non sia capace, perché non è possibile che tutte le mie amiche, ah no, ma guarda questa è buona, ma guarda quest'altra è buona. E io continuo a buttarci i soldi. E questa è un'altra, della Fructis, della Garnier sempre. Ok? A me questo mi appiccica capelli. Do in alcuni parti, dove i capelli ce l'ho più corti, mi fa appena un'onda accennata. Nella lunghezza me le appiccica. Poi dopo non le puoi toccare, se le metti in una certa maniera perché ti fa effetto gel. È osceno. Quindi anche questo, via. Poi, questa è tra di testa mia. Ho detto, vabbè, è un gel spray, definizione Ricci della Pantene. Provato, riprovato, capelli asciutti, capelli bagnati, semi asciutti. L'ho provata in tutti i pizzi. Fa schifo. È come metterci come si dice? Un tubo di lacca uguale. Questo qui t'appiccica e basta. Non te l'arriccia, non ti fa niente. T'appiccica capelli. Quindi io questo lo straboccio, ma proprio lo straboccio. Poi, forse vedete qui, ho comprato questo balsamo istantaneo della BioPoint, vedete, è bifasico, poi voi lo agitate e diventa così. Allora, questo dovrebbe, voi vi lavate i capelli, ve lo spruzzate, ve li pettinate e via. Allora, a me questo mi sporca capelli. Allora, io non so voi. Ditemi la vostra opinione, io non lo so, io tutti questi prodotti, io non so che farci. O mi dite voi, mi date qualche idea su come usarli. Cioè, che fa? Lo uso per sciacquarci i pennelli che appiccica? Cioè, non lo so. Insomma, ditemi voi come se ce l'avete, come le utilizzate. Per me è qualcosa veramente. Tutti i soldi buttati al secchio, tutti quanti.
E poi dice per tutti i tipi di capelli. Poi questo lo devo buttare via, ma non perché non mi piace, ma perché sono troppi anni che ce l'ho e non so come finirlo veramente. E non perché non mi piace, ma stupidamente lo conservavo, perché comunque non è facile trovarlo, perché l'altra volta vi ho fatto vedere il bagno schiuma e ho ritrovato anche la crema corpo sempre dell'Eternity Moment. Allora, io non ho il coraggio di usarlo, perché sinceramente ho paura che sia andata male, perché questo coso avrà 8 anni e sinceramente, visto passate esperienze con cose che sono andate a male, non me la sento di utilizzarlo. Mi dispiace una cifra, perché cioè, vedete dove sono arrivata? Cioè, lo usavo raramente perché mi dispiaceva, detto, perché comunque questi prodotti qui si trovavano solamente nelle confezioni natalizie e costavano anche parecchio. Non c'era solamente profumo e bagno schiuma, ma c'era anche la lozione corpo. Il profumo ce l'ho sempre, come vi ho detto l'altra volta, però no, l'odore è completamente cambiato. Io non mi dispiace, ma questo finisce nel secchio. Allora, vi ho fatto vedere tutti quanti i prodotti, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualche consiglio da darmi, scrivetemelo sotto. E mi dispiace, ma non avete idea di quanto mi aver speso tutti questi soldi e poi buttarli al secchio. Va bene, comunque, ci vediamo presto. Ciao.